Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Questo è un inno alla potenza e alla bontà di Dio. In questo salmo Davide loda Dio definendolo mio Re. In origine, nei piani di Dio, Israele non doveva avere un re umano. Il sovrano del popolo di Israele doveva essere solo lui, Dio. Israele doveva essere una nazione a governo teocratico, ma la vicinanza con le altre nazioni, constatare che le corti reali dei popoli vicini erano sfarzose, mentre loro abitavano in umili dimore, e che i loro abiti erano quelli di semplici pastori e contadini, li fece sentire inferiori al punto tale da chiedere l'elezione di un re, per poter essere in tutto e per tutto uguali agli altri popoli. Ma qui nel Salmo il re Davide definisce Dio mio re. Riconosce che c'è un re più importante di lui e per questo lo esalta e promette di benedirlo e lodarlo in eterno. Per tutto il Salmo si protrae la lode a Dio. Ogni giorno ti benedirò. Davide dunque loda e benedice il Signore ogni giorno. Non passerà giorno senza benedire il Signore. È facile lodare il Signore nei giorni lieti, ma cosa succede nei giorni tristi? Come ci comportiamo quando ci capitano delle sventure? Smettiamo di lodare Dio e di benedire il Signore? Allora mentivamo quando dicevamo con le parole di Davide, ogni giorno ti benedirò? Ogni giorno abbiamo qualcosa per rallegrarci. La certezza di Dio non ci abbandonerà mai, anche se stiamo attraversando periodi come quello che passò Giobbe. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può immaginare. Cioè, se iniziamo a lodarlo, la nostra lode non si può esaurire, perché la grandezza di Dio è illimitata. Quindi, se la grandezza di Dio è senza limiti, anche la nostra lode dovrà essere illimitata. Perché lodare Dio? Potrebbe essere una delle tante domande che affiorano. Non si può non lodare il sole che riscalda nelle fredde giornate, il cielo, la terra e ogni piccola cosa che ci circonda. Queste sono tutte opere di Dio. Si possono lodare le cose create senza dire nulla di colui che le ha create? Se ammiriamo un'opera d'arte e ne lodiamo i colori e la bellezza, non ci viene automaticamente da pensare all'autore? Ecco un motivo per lodare Dio, per tutto ciò che ha creato. Anche noi stessi, e non solo, ma anche dopo aver creato, Dio non abbandona, ma continua a sorreggere, a proteggere le sue creature. Continua a sorreggere e a proteggere ognuno di noi. Buona giornata.